Ciao a tutti. Oggi non parliamo di ricette, non presento una ricetta, ma parliamo di libri. Voglio rispondere a quelle domande che mi arrivano sul canale di YouTube. Ma dove trovi queste ricette? In quale libro le hai trovate? A dove stanno sti ricette? Ecco, rispondo, le ricette stanno sui libri. Beh, devo dire la verità che ultimamente ci sono anche parecchie trasmissioni televisive che parlano di cucina, viva Dio, eh? E la cultura inizia anche un po' a diffondersi. Ma nei libri si trova proprio la verità. La conoscenza sta qua, non c'è sta niente da fare. Dovete consultare un buon libro. Allora, io ho diviso in due grandi categorie i miei libri del cuore di cucina. Quelli che appartengono al mio territorio, il napoletano, diciamo così, e poi gli altri, non per disprezzare, ma perché appartengono un pochettino a tutta l'Italia, a quello che non è la Campania. Per quanto riguarda la cucina napoletana, tutto è iniziato da questo libro qua. A Napoli si mangia così. Poi dopo, in una rapida rassegna, farò le fotografie delle copertine di ogni libro, per cui nelle foto troverete anche poi l'editore e l'autore. Questo libro è in realtà un libro che ci tramandiamo di generazione in generazione nella mia famiglia, ma l'ha passata la buon'anima di mio padre, io la darò ai miei nipoti e poi chissà dove andremo e fin quando resisterà questo libro. Non ce lo bruceranno mai, eh? Qui trovate praticamente tutte le ricette napoletane più popolari, ma quelle proprio del buone, saporite. Un libro abbastanza simile che io ho trovato sotto Portalba a Napoli è La grande cucina napoletana. Anche questo più o meno si muove sugli stessi criteri del libro precedente. Poi trovate, sempre sotto Portalba, una miriade di piccole pubblicazioni. Ad esempio questo, Antica cucina napoletana. Sono stato attratto da questo antico, a me piace molto andare a caccia delle ricette di una volta e devo dire che all'interno ho trovato delle ricettine veramente simpatiche. Poi, a mo' di diario, nel senso che potete fare anche degli appunti, c'è la ricetta e poi c'è lo spazio per mettere i vostri appunti, trovate un libro che si chiama L'arte di cucinare alla napoletana, che è veramente carino, simpatico. Poi andiamo sui sacri testi. I sacri testi per me sono essenzialmente due. Questo, che è veramente un sacro testo, ed è di Ippolito Cavalcanti, il titolo è Cucina teorica pratica, del cavaliere Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino. E qua c'è la storia proprio di come sono nate le ricette, la storia dei Monsù, la storia delle casate, la storia dei Borboni, la storia di tutti questi cuochi francesi che arrivarono a Napoli e insegnarono alcune tecniche di come alcuni cuochi napoletani poi divennero famosi presso le grandi corti. Poi troviamo un altro libro che io chiamo la Bibbia. È fondamentale. Il libro è quello di Gian Carola Francesconi, il cui titolo è La cucina napoletana. Un libro esemplare. L'ho trovato la prima volta a casa di un mio amico che si chiama Emanuele. La moglie mi ha mostrato un libro, che era questo della Francesconi, e là mi si è aperto un mondo. Un libro un pochettino che si muove a cavallo degli ultimi due, nel senso che ripiglia delle antiche ricette e addirittura a volte li rivisita anche in chiave moderna, è questo di Luciano Pignataro. Il titolo è Le ricette di Napoli, 650 la ricette, quindi hai voglia di trovare. Un buon libro, scritto veramente bene. Gli altri, io apro sicuramente l'Artusi. L'Artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Beh, qui il libro veramente raccoglie
tantissime ricette, sono tutte numerate, e poi di tanto in tanto il nostro amico Artusi si diverte a dire: vedi la ricetta numero 93, o come ho detto, poi vedrete anche la numero 327. In realtà è un grande collegamento di tante ricette. Lui non era un cuoco, era semplicemente un cultore della cucina, uno che aveva delle brave cuoche, in particolare una che provava un pochettino tutte le cose che lui suggeriva. Libri fondamentali per capire la cucina rustica italiana è la cucina rustica regionale, che è divisa in quattro grandi capitoli: la Sardegna e la Sicilia, l'Italia settentrionale, l'Italia centrale e l'Italia meridionale. Qui trovate anche delle ricette napoletane. Il libro è scritto in modo molto semplice, molto piano, le ricette sono scritte in sintesi, è veramente un grande lavoro, un lavoro minuzioso, raccogliere tutte queste ricette non è stato un lavoro facile, quindi Carnacina e Veronelli hanno fatto un grandissimo lavoro. In particolare poi un compendio è quello di Luigi Veronelli, Bere Giusto, un libro nel quale trovate tutti i consigli di come abbinare del vino a delle pietanze. Ottimo consiglio. Poi un giorno mi sono trovato praticamente a Roma, in una libreria della stazione, e ho trovato questo libro, Il Cucinone. Vediamo un pochettino all'interno cosa c'è. Un libro esemplare, scritto benissimo, tantissime ricette, migliaia di ricette, all'interno del quale trovate non soltanto gli ingredienti, l'esecuzione, ma anche alcuni trucchi per far riuscire meglio la ricetta, poi i tempi di esecuzione, la spesa, la complessità. Libro esemplare, Il Cucinone. Se lo trovate, compratelo. Poi esistono i cosiddetti libri monotematici, sulla pizza, sulla pasta. Questo in particolare è un libro che parla del pesce in cucina. Quindi se amate cucinare il pesce, qui troverete delle ottime e interessanti ricette. Chiudo con un libro che a me è molto caro, perché è un signore, un cuoco, al quale, uno chef di fama internazionale, a cui io darei tutte le stelle di questo mondo. E il più stellato è il grande ricettario di Gualtiero Marchesi. Ma Marchesi non soltanto affronta le ricette, ma incomincia a fare tutta una distinzione delle salse, dei condimenti, del fondo, dei vari fondi di cottura. È un libro che fa cultura in cucina. Beh, questo, diciamo, è il minimo sindacale per poter trovare le buone ricette. Ma attenzione, questi libri non vanno presi, guardati, ad esempio, le animelle. Come faccio le animelle e con che cosa l'abbino? Ecco, non è così. I libri vanno studiati, soprattutto molto spesso le ricette vanno confrontate. La stessa ricetta la trovate in più libri e voi dal confronto dovrete cercare di capire come effettivamente va svolta, va cotto quel determinato piatto. Non mi resta altro ora che fare le foto di ogni singolo libro, in modo tale che potete poi raccogliere l'autore e l'editore e eventualmente comprarli. Non ho parlato del mio libro, non ne parlo, però vi dico soltanto che nel gruppo Le mie ricette preferite in Facebook, verso dicembre, quindi dell'anno scorso, 2013, io ho postato tutti i file in formato PDF del mio libro, per cui chi è interessato va là gratuitamente, se lo scarica, non c'è nessun problema, e se lo stampa. Quindi, con questo consiglio, se volete, utruate, e se non volete, lasciate stare là. Io vi do un ciao ciao, e ci vediamo alla prossima ricetta, in cui non parleremo di libri, ma parleremo soltanto di come si fa questa cosa. Ok? Ciao ciao e alla prossima. Qui aspettate che ora ci stanno le fotografie di tutti i libri. Ciao ciao!